Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrea 91 in questo nuovo episodio di Kirby e la nuova stoffa dell'eroe. Ho scoperto una cosa molto interessante, ovvero che praticamente sconfiggendo il drago a livello platino si ottiene una toppa e con quella toppa posso aprire un altro livello, finendo quel livello si aprirà un altro livello ancora, permettendomi di completare questi due livelli che mi sono rimasti qui. Quindi io direi di appunto combattere ancora una volta il dragagliardo al livello appunto platino e quindi poi prendere la toppa che mi rimane. No? Oh capperi! No ragazzi, no! L'ho cannato! No, non mi di... L'ho preso! Ci sono arrivato per rotto della cuffia forse! Forse ci sono arrivato. Sì, ho trovato la toppa talpa, grande. Proprio per rotto della cuffia l'ho preso. Bene, così, a questo punto, guardate un po' che si apre. Questo qui. E questo livello è davvero interessante, sapete? Si scava. Dovrebbe essere, penso, di Kirby Topi all'attacco. Se non dico una cavolata. Però ripeto, i giochi di Kirby li sto ancora recuperando, non l'ho giocati tutti. Quindi entriamo qui e... modalità normale ovviamente. Spero non sia troppo complicato prendere alcuni trofei. Tesori, io chiamo trofei, sono oramai. Iniziamo subito così quindi. Ah va. Sì, allora dovrebbe essere di Kirby Topi all'attacco. Mi ricorda molto Dig Dug sta cosa. Aspetta ma... Ah, quindi posso andare solo di qua, giustamente. E qui? Niente. Ah, e così sconfiggiamo i nemici. Bene. Cerco di andare un po' a tutte le parti, ragazzi, perché devo recuperare, ovviamente, tutti quanti i tesori, i trofei. E salta, grande. Di qua, invece, cioè, ci sono nemici. Oh! Aiuto! Cosa fa? Mi fa male. Morta. Malissimo. Che cavolo? Mi faccio male pure io. Beh certo, non è che potessi aspettarmi altro. Ok, qui scendiamo. Vedo molti tesori qui. Ah, devo andare dietro? Aspetta però. Aspetta, questo si sta rompendo, mi sembra. Sì, e mi fa andare qui. No, aspetta, esci. Prendiamo questo. Quindi prendo queste gemme qui, andando così andiamo più veloci. Komoka Rota. È ricco di vitamine, ma potrebbe tingere i tuoi vestiti di arancione. No. Quindi qui sopra non c'era altro? È strano, ma andando con Viva è più veloce. Quindi ora posso solo scendere, non posso andare da nessun'altra parte, ok. No, voglio tornare sopra. Ti prego. Ok, grande. Uff. Per un pelo. Vediamo un po' qui sotto che c'è qualcosa. Eccolo qua, preso. Ah, ma qui... Forte. Wow. Scendiamo qui allora. Ecco, qui c'è un altro punto appunto da scavare per far liberare. Perfetto. Ora però mi preoccupa una cosa. Mi preoccupa, meglio. Mi incuriosisce più che preoccupare. Una cosa. Dove si trovano gli altri tesori? Perché potrei continuare a scavare qui sotto, ma alla fine potrei anche non arrivare da nessuna parte, sapete? Certamente, io non ci ho badato, mi ho fatto danno, no? Prendilo, Kirby. Qui invece non c'è nulla? No.
Grazie, principe. Ma la vera domanda è, ho mancato qualcosa? Probabilmente sì. Cercherò di non mancare nulla, ma mi sa che è impossibile. Niente, non ce la faccio. È più forte di me non farmi male. Molto più forte di me. Vediamo un po' qui cosa si nasconde, dai. Niente, non riesco a trovare altri tesori. Non so quanto sia lungo questo livello. Aia, sta cosa di fuoco che mi dà fastidio. Se mi ha fatto perdere qualcosa è un problema. Ah no, sta qui questo. Letto quercia, ok. Quindi potrebbe anche essere che... Ah, ci dissa di là. Aspetta, allora, forse so come arrivarci. Sì, facile. Ah, no, invece. Devo trovare la strada per arrivarci. Sono arrivato all'argento, scavando qui, insomma, si trovano un po' di cose. Però vorrei capire come prendere... il disco musicale. Vabbè, ci ritorno al limite, vediamo poi lì. Dunque, questo quando passa qui. No, troppo presto l'ho fermato. Cioè, troppo tardi, troppo presto, non ci ho fatto caso, vabbè. Lasciamo perdere, va. Tanto devo rifarlo. Vediamo un po'. La toppa che mi ha dato è... spara coriandoli. Che sveglierà pennuto in cima? Sì. Quindi svegliando il pennuto? Ah, lui teneva... Ok, è un po' strano. Rifaccio questo livello giusto per vedere se riesco a prendere CD musicale. Ok, ci sono riuscito a entrare. È stato... facile, basta solo provarci un pochino. Al limite se sbagli puoi rientrarci, comunque sia, puoi uscire dal livello e rifarlo. Ecco qua, preso, antro della talpa. Questo è il tema musicale dell'antro della talpa. Più semplice di così non poteva essere. A questo punto, vabbè, quelli già l'ho presi, direi di completare il livello in maniera piuttosto veloce. Eccoci qua. Sì, non ho puntato al punteggio perché tanto non mi interessa. Mi fermo preciso sul 3, ok, sulle 3 stelline, quindi qualcosina prendo. Sì, se avessi fatto più... se avessi preso più perline avrei ricevuto anche più... più ricompense sotto, però alla fine va bene lo stesso, dai. Al limite lì posso sempre ritornarci poi per prendere le perline. Basta stare un po' attenti e lo fai. Quindi, facciamo questo e poi cominciamo l'altro livello della toppa infuocata, mi sembra. Com'è che si chiama? Toppa ardente, ecco. Faremo anche un livello di quello, tanto per cominciare. E foresta misteriosa, via. Oh, subito anche qui col potere, già. L'UFO, grande. Oh, oh, autoscrolling. Non mi piace la cosa. Io non sopporto l'autoscrolling. Dammi nemici. Servono i nemici in questo livello, a quanto pare, per completare tutto quanto. Poi l'UFO non è facile da controllare, ragazzi. Sto provando con... anche con le frecce direzionali. È complicato, eh. Ok, quelli non mi fanno danno, quindi... sto tranquillo. Però i cannoni lì, sì, aiuto. Ok, questo lo uso ora, perché a quanto pare serve. Non c'è nulla qui sotto. Ok, meno male. Ho sempre paura di beccare qualcosa. Cioè, di mancare qualcosa, non di beccare, perché devo beccare le cose. Ho paura di mancarle. Ok, questi mi danno un sacco di gemme, a quanto pare. Oh, guarda questo. Oppala. Questi non fanno danno. Ah, eccolo, lo sapevo. Ok, passa. No, 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 quello devo prendere. Oh, telescopio, perfetto. Via, via tutto quanto, via. Ah, vabbè, ci ho lasciato un sacco di... Ecco, devo riprendere appunto le... potere. Ecco, l'ho usato prima, l'ho usato, quindi mi arrangio. Tronchetto? Tronchetto?
Non è fatto di legno e ti dice, e ti dico anche il perché. Vedi, ripieno di panna. Ok. Ok, sto prendendo. Ci sto riuscendo a prendere tutto allora. Meno male che ho la vista buona. Meno male che ho davvero la vista buona. Ok. Per superarlo. Cosa devo fare per superarlo? Ah, devo inglobare queste cose che mi lancia per poi appunto lanciare il potere. Ok, vabbè, allora, no. Fin tanto che sono invincibile, recupero. Cioè, invincibile fino a un certo punto. Mannaggia a te! Ancora? Ok, basta stare attenti, ragazzi, su. Ah, ok, grande. E il terzo, mi sa che siamo pronti col terzo, ok. Basta, via. Oh, guarda qua quante ne prendo ora, eh. Meno male. Il CD musicale ora manca. Praticamente sembra che ogni livello abbia una sua host. Oh mio Dio. Ma no, ma siamo scemi? Ma no, 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 no. Ma vai via, vai. Chi ti vuole? Mi tocca ad averlo per tutto il livello. Meno male, se n'è andato via. E questi non fanno danno se non mi prendono. L'ho usato male, vero? L'ho usato male. Ce lo sapevo. Ah no, oppure aspetta, posso farcela ancora? Posso farcela? No, dai, potevo farcela. Ma questi pure fanno danno? Ma vedete, andate via. Ma mi fa danno tutto tranne che quelli che quelle cose che vola lì? Com'è che si chiamano quelli cose, questi qua? Mica mi, i nomi, ragazzi. Non me li ricordo. Via, andate via tutti. Argento. Insomma, tanto il livello devo rifarlo. E levati. Voi venite qua. Ah ragazzi, sto mancando un sacco di roba. Niente. I livelli d'acqua e gli autoscroller sono i livelli che più odio nei videogiochi. C'è niente da fare. Però mi sa che oramai siamo giunti alla fine. Eh sì. Una volta che passi il CD musicale sei praticamente arrivato alla fine. Ancora questo? Ma basta. No, 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 tu vieni qui, vieni qui, vieni qui. Che grande. Beh, preso l'oro. Oh, ho preso l'oro, bene. No, aspetta. Ah, troppo veloce andava. Grande. Abbiamo finito anche questo livello, però non ho preso il CD musicale. Quindi ora devo ritornarci. Questo livello è un po' ostico, devo ammettere. Kirby, quando torni a casa vorrei venire a trovarti. Ma tu no, non ci vengo a casa, Dino. Tu sei buono lì. Questo è il tema musicale della foresta misteriosa. Preso anche questo. Perfetto, e quindi possiamo completare il livello. Oh, posso salire da qui sopra? Però non ci posso scendere. Dai! Questa è una cattiveria bella gratuita, eh. Quindi, Topper Bosa, direi che l'ho completata al 100%, no, perché qui, vedi, ho la medaglia d'argento. Ma vabbè, dai. Non importa. Andiamo a Top Ardente e cominciamo anche il primo livello. E poi concludiamo il video. Andiamo un po'. Piramidi di sabbia. Modalità normale. Oh, perfetto. Però qui si casca, sì. Oh mio Dio.
No, no, che fai, Kirby? Che fai? Che fai? Ok, qui ovviamente saliamo. È uno yo-yo? Ok, è uno yo-yo. Via, mummia, via. Ah, scappa dopo? Ah, qui si scende. Eccolo, un tesoro! È così comodo, divano cammello, è così comodo che ti farà sentire il re del deserto. Ah, e qui invece si può salire. Questo... Oh, ehi, ehi! Quante? Quindi quelle arancioni si possono salire. Bene, sono... Mi ho rubato il... In basso ci può andare? Non mi sembra che in basso possa andarci. No, infatti in basso non ci può andare. Scendiamo... Ah no, qui non si può scendere, aspetta. Bisogna fare così prima, ecco. E questo poi per l'ultima che ci prende tante mazzate. Ah! Ehi! Hai capito? Il tessuto dopo si ritira dopo un certo lasso di tempo. Ma dobbiamo essere veloci. Ovviamente mi sono fatto male perché io sono ignorante. No, non ci credo. Ma ehi! Ma insomma... Ehi! Eh no, però così ho perso... Aspetta, ritorniamoci. Ma cosa ci fa quello lì? No, ecco, eccoci qua. Ecco, questo devo seguirlo, infatti. Dove andrà? Ok, perfetto. Dove ti devo posare? Qui? Ok, si va qui. Eccolo qua, succo di cactus. Bisogna provarlo più volte per apprezzarlo appieno. Ma non è affatto male. Beh, però mi sembra che lo yo-yo abbia una lunga estensione. Anche se... Perfetto, andiamo. Ecco, l'ha preso. Ah, bene. Non ho ancora ben capito cosa facciano quelli, ma sembrano buoni. Poverino. Oh mio Dio. Ah, ma era il Waldo di con la lancia. Ma dai. No, così non posso fargli male. Ok, ok, oh, fammi un attimo vedere bene quando si abbassa. Ok, perfetto. E questo è fatto. Non che fosse importante, però, insomma, tanto per... Niente, mi ci vuole... Preso e ripreso. Niente, non mi da pochissima roba, a quanto pare, questo. Aspetta, no, qui è il giallo ad essere tangibile, non l'arancione. Ah, perché? Prima ho detto giallo. Ok, andiamo un po' qui. Wow. Ok, quindi quando è così mi lascia più in alto. Perfetto, beh, io atterro di qua, atterro. Ecco, questa devo capire bene come funziona, perché se no è un problema. Vado al D, vattene, grazie. Come sempre mi manca qua un CD musicale. Che non credo sia qui a questo punto, giusto? Ah, però c'è il re qui. Quindi CD musicale potrebbe anche essere che sia dall'altra parte. Sia qui, voglio dire. No, allora, qui il CD musicale non c'è, però se è dall'altra parte, perché qui ho visto ragazzi che comunque sia
Dobbiamo trasformarci un'altra volta? Non so in cosa, ma ci dobbiamo trasformare. Cosa diventiamo? Kirby sulle dune? E dai! Da paura. Ah. Probabilmente devo superarli. Wow! Ah no, ragazzi! Ah no, quelli non do... Ah no, ok, ok, tranquilli, no. Avevo visto male io. Spero solo di non mancare il CD proprio ora. No, quello vabbè, anche non lo prendo, non è molto importante. Perfetto. In genere, ecco, le perline come le monete in Super Mario indicano la strada. Piramidi di sabbia, questo è il tema musicale delle piramidi di sabbia. Perfetto, superato e vinto! Oh yeah! Il primo premio sarà solo mio. Grazie, ok, non abbastanza per arrivare a loro, ma... Eh sì, devo capire dove fermarlo. Forse dovevo fermarlo quando sta sopra? Per ricevere il massimo? Però l'oro l'ho preso, meno male. Hi! E la toppa nuova è la lampada per caso? Abbiamo 21.000 perline, quasi 22.000. Ecco, per l'appunto. Hai trovato la toppa lampada magica. Bene, bene, bene. Sto riuscendo a fare 100% anche, beh, rigiocando i livelli più volte, ma non mi importa se li devo rigiocare più volte. Vorrei riuscire a prenderli a primo tentativo, è ovvio. Però, se non è possibile... Ecco, quindi il genio con la lampada magica mi ha svelato un altro livello. Soffiando, fiume di lava. Ah. Però qui già vedo che c'è il boss lì. Già. Qui c'è un altro livello con la candela. E qui con la clessidra. E poi qui c'è il resto del livello che ancora dobbiamo scoprire. Bene Cuggi, allora per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Domani continueremo a scoprire nuovi livelli ed aggiungere nuove toppe alla nostra collezione. Intanto vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per il link alla pagina di Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!